All'interno dell'orchestra, il primo leggio è il punto di riferimento di tutta la fila dei contrabbassi. Oltre a scegliere le arcate, in accordo con le altre prime parti dell'orchestra, il primo contrabbasso si occupa di dare gli attacchi al momento giusto e si assicura che il resto della fila rispetti le entrate e le giuste dinamiche. Il contrabbassista di fila deve sempre rispettare le direttive del primo leggio. Suonando in fila, bisogna abituarsi a sbirciare sempre con la coda dell'occhio il primo contrabbasso, sia per quanto riguarda gli attacchi, sia per la posizione dell'arco. È importante rispettare sempre la gerarchia all'interno dell'orchestra, per cui solo il primo contrabbasso avrà il compito di chiedere al direttore eventuali chiarimenti da parte della fila. Ma il contrabbasso non svolge solo un ruolo orchestrale. Dalla fine del Settecento, infatti, sono state scritte splendide opere per formazioni da camera che comprendono anche il contrabbasso, da autori come Mozart, Schubert, Rossini, Dvorak, Prokofiev e molti altri. Ebbene sì, il contrabbasso ha anche un vario repertorio solistico. Sono stati scritti concerti, sonate e innumerevoli brani da grandi autori e contrabbassisti del passato come Sperger, Dragonetti, Bottesini e Kussevitzky, per citarne alcuni. In ambito solistico, il contrabbasso abbandona la propria figura di strumento goffo e pesante, diventando agile, lirico e virtuosistico. Data l'enorme versatilità del contrabbasso e le infinite possibilità sonore che offre, esso si è fatto largo in ogni tipo di genere musicale, dalla musica classica al jazz, al folk, al rock and roll.